Vai. Sì. Allora, questi sono gli attrezzi adoperati dai rabidomanti: bacchetta L, pendolo, forcella, biotensor. Adesso vi spiego come funzionano. Allora, per chiarire meglio, ho disegnato per terra la rete di Hartmann. Di là, di quella striscia, c'è un corso d'acqua. Allora, se noi andiamo nord-sud, vediamo che quando arriviamo su un parallelo, le bacchette si incrociano. Poi andiamo nella zona neutra. Successivamente, quando andiamo sull'altro parallelo, ogni due metri si incrociano. Viceversa, se andiamo da est a ovest, vediamo che su un meridiano si incrociano e poi sull'altro meridiano si incrociano di nuovo. Quindi, dove non c'è acqua nel sottosuolo, rileviamo la rete di Hartmann. Viceversa, dove c'è acqua, da questa striscia andare in giù c'è una falda d'acqua. Noi vediamo che le bacchette stanno sempre incrociate, vedete? 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 Ecco. Poi andiamo, incontriamo di nuovo il parallelo. Adesso vi spiego la forcella. La forcella no, non serve a trovare la rete di Hartmann, ma serve a indicare la presenza dell'acqua nel sottosuolo. Vedi? 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 Quindi dove c'è acqua la bacchetta. Vedi? Quindi riepilogando, la bacchetta serve per trovare l'acqua nel sottosuolo. Quando incontro una falda, la bacchetta si gira. Vediamo gli altri strumenti. Il biotensor, dove non c'è acqua, io lo faccio oscillare e aspetto che si ferma. Vedi, dove non c'è acqua dice che non c'è né acqua. Se io vado su un parallelo, guardate che succede. Vado sull'altro parallelo. Se io vado dove c'è acqua, da qua in giù c'è acqua, guardate che succede. Il biotensor batte sempre, indica che c'è acqua nel sottosuolo. Andiamo al pendolo. Il pendolo potrebbe essere utile per trovare i muri della rete di Hartmann. Se io vado dove non c'è acqua, guardate, il pendolo lo faccio oscillare, aspetto che si ferma e lui gira a destra. Se io vado su un parallelo della rete di Hartmann, guardate che succede, gira a rovescio. Vedete? Qua non c'è nulla. Dove c'è acqua, il pendolo gira sempre a sinistra. Il pendolo sta a indicare che nel sottosuolo c'è acqua. Guardate un po'. Come si trova la profondità dell'acqua? La profondità della falda, noi facciamo girare volutamente il pendolo a destra, guardate, così. Ad un certo punto ci mettiamo a contare i giri che impiega a invertire la rotazione, guardate. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 metri di profondità qua c'è l'acqua. Grazie per il video, alla prossima. Okay.